Buongiorno ragazze, buongiorno a tutti, come state? Spero bene. Allora, nuovo video, vlog barra cricio. Dunque, allora oggi è venerdì 15, sì, venerdì 15, credo che sia, aspettate un attimo. Sì, oggi è venerdì 15 e domani è sabato 4. No, sabato 16 credo che sia, sì, esatto, non mi ricordavo più. Comunque domani è sabato, niente. Allora, questo video lo vedrete tutti oggi, tutti i video che farò, non lo so, vediamo, non voglio promettervi niente, però voglio provare a fare questi video lunghi in acquaresima, come dicevo io anni fa, quando cominciai a fare altri video, vlog, quasi tutti uguali a quello che sto facendo questi giorni, come sempre. E niente. Come state? Spero bene. La giornata oggi non ne parliamo di com'è, non è il massimo, ma la prendevo così per com'è. Eh sì, sono ancora raffreddata, non proprio raffreddata, ma allora ho i soldi per andare in farmacia, per andare a prendere uno strappanaso, perché così non ce la posso fare. Ho un fastidio al naso che non vi dico, ma vabbè, dettagli e niente. E dunque, allora, voglio preparare insieme a voi e raccontarvi un po' di cose. Allora, ho dormito veramente bene, ma ho sognato di cadere. Ho sognato veramente, non lo so, ho sognato strano, come se da un momento all'altro il mondo dovesse un po' distruggersi, cioè come distrutto, però vabbè. Ed è un sogno veramente inquietante, a dir poco, molto inquietante. Quindi, boh, ci sono messo un po' spaventato questo sogno. Non so neanche io come raccontarlo, perché sì, ragazze, è un po' impressionante, un po' inquietante, appunto. Quindi preferisco evitare di raccontarvelo. È un sogno di quelli un po' apocalittici, quelli che ho fatto io stanotte. Quindi apriamo una parentesi e la chiudiamo, che è meglio, va? Perché questo sogno era veramente una cosa fuori dalla normalità, fuori dal naturale. Quindi sì, esatto, avete capito, tipo paranormale. Quindi evitiamo il tutto, va? E niente, allora, quindi cosa dirvi di nuovo oggi? Niente, devo uscire un po', ma non vi porto con me perché sinceramente mi vergogno un po', e poi niente. Quindi, ragazzi miei, che dire? Ora mi vesto perché ho necessità di vestirmi. Sì, lo so, dietro vedete l'anta dell'armadio della cucina. Pazienza, raga, volevo dire. Niente. Stop il video e ci vediamo dopo. Dunque, siete come in bagno adesso perché mi devo mettere la crema. Mi ho lavato già i denti, sciacquato la faccia, ovvero mi ho lavato la faccia con sempre questo detergente qui della L'Oreal, che mi sta piacendo un botto. Voi non potete capire quando mi sta piacendo questo prodotto. Buono, delicato sul viso e non pizzica nulla di tutto ciò. Ed è top, fenomenale. Sì, lo so, adesso vedete con questi occhi, sembro, non vi dico cosa sembro, quindi no comment. E poi questa crema qua mi applico, che non mi fa impazzire perché anche questa mi sembra un po' troppo corposa, mi sembra. Ma me la metto lo stesso, vabbè, pazienza. Questa qua va benissimo per me, però mica tanto. Però Vichy, mia nonna mi consiglia sempre Vichy, mia nonna, quindi la contento, quindi vediamo un po' come va con Vichy. Sono anni che ormai testo crema su crema. Ecco perché mi sembra strano che questa Vichy sia buona. Sì, sarà buona quanto volete, però questa crema di Vichy, boh, non lo so.
mettendo anche qui sul collo. Tanto vabbè, stasera faccio un'altra doccia per riconciliarmi il sonno. E poi domani mattina ovviamente me ne faccio un'altra, come in questo caso oggi. Oggi me l'ho fatta stamattina presto, alle 6, mi sono alzata, ecco perché mi metto ancora in pigiama, perché non me lo farmi vedere già vestita, perché se no ho detto, ma come, non dormi? Certo che dormo, ho il pigiama dopo che mi sono vestita, non ha senso, lo so, però mi ho voluto mettere il pigiama per presentarvi a voi, che ero come se fossi già addormentata, appena sveglia, voglio dire. Quando è che mi sono svegliata alle 6 stamani, ma vabbè, dettagli. L'ho aperto il video adesso perché mandava adesso di aprirlo, perché pure c'è mia nonna. Quindi lei già non si vuole riprendere, oggi non era una giornata buona per lei, ovvero non era della cosa di farsi riprendere. E quindi ho detto va bene, quando va via lei mi registro da sola. E così ho fatto. Non era dell'umore giusto che mi farsi riprendere, quindi ho evitato tutto. Ecco qua. E niente, come prima cosa volevo dirvi che in primis che ho dal calendario di W7 Cosmetics ho preso un elastico, anzi ne ho due, ma l'altro lo sto utilizzando per i capelli, come anche l'altro ancora, chissà quanto durerà questo elastico, non lo so, però mi sta piacendo un botto, devo dire la verità, è veramente molto buono. Aspettate un attimo, ok, un attimo solo. Perdonatemi, mi devo soffiare il naso perché non era il massimo farsi vedere con il naso sporco un video, anche no, grazie. Ho notato parecchie volte che un video ogni tanto faccio vedere con il naso sporco, non è una bella cosa. Lo so, già me lo vedete tutti. Quindi, no comment, ho detto, beh, basta, adesso vorrei pulirsi il naso, soffiarselo bene. Lo so, è brutto dire, ma è la verità, ragazze. Chi vuole vedere che si pulisce il naso in camera? Non tutti, però alcuni. Togliamo questo discorso, meglio. E niente, quindi nulla, adesso vado in camera, mi vesto e ci vediamo dopo, dai. A proposito, ho comprato di nuovo il mio balsamo che mi mancava, ovvero questo qua, della Splendor, al cocco, ed è stra buono, mi sbroglia bene i capelli, è una meraviglia. E poi, siccome non c'era più quella maschera che io ho recensito, al posto di quella che sarà la stessa identica cosa, presumo, ho preso questa qua, questa qui. Al sì, Ultradolce Garnier Hair Remedier maschera, 1 minuto di posa, ok. Camera, no, aspettate, capelli da disidratati a secchi, vedete? Camera, che sta cosa, che non lo sto dicendo, vabbè. Capello, vuol dire disidratati a secchi, latte di cocco, non sarà male, dai. Proviamola, poi vi farò sapere. Non adesso, però, lo farò un altro momento, ovviamente. E niente, a dopo dai. Allora, eccomi qua, mi sono bella vestita e tutto quanto, perché non potevo stare. Oddio, vediamo un po' come l'etichetta qua, ok. Mi sembrava dopo l'etichetta della maglia. Davanti qua, invece ce l'ho dietro, per fortuna ce l'ho qua dietro. No, perché se non mi ero vestita all'incontrare la rovescia, non mi pareva proprio il caso. Allora, con questa, dove l'ho messo? Ah, eccola qua. Con questo pettinino qui vado a pettinarmi bene le sopracciglia perché le ho messe veramente male, ma malissimo. Non fa il caso. E con questa qui vado a pettinarmela, a uniformarmela, quindi torno subito. Aspettate un attimo. Allora, vedete qua che mi pettino bene le sopracciglia perché io così non vedo la mazza da qui. Quindi per forza che vogliamo pettinare da qui. Qua non vedo una mazza, ma va bene lo stesso. Che non vedo cosa devo fare, non lo so. Sì, vabbè, tanto ma sto rompendo cose. Voi non vedete, vero? Aspettate, ok, no, non si vede niente.
Che non si vede granché. Attirare cosa vedo io. Un attimo solo, allora. Eccoci qua, ragazzi. Un po' le ho sistemata, la bella è meglio. La so che ho queste occhiaie così, ma adesso un po' le copro perché così non posso stare. Queste cavolo di occhiaie del cavolo. E me le copro un pochettino, ok? Perché io così non mi ci vedo. Con queste occhiaie che fanno veramente schifo. Io non sono una truccatrice, però mi piace sperimentare vari look. Anche se non mi sto proprio truccando oggi. Oddio, sto facendo sennò che è peggio. Allora, vediamo un pochettino qua. Non troppo vicino. Anche se tanto che non si tre. Bene, poi cosa devo fare? Mi sa che metto un po' di questa palettina qua che mi è stata inviata da regalata anche da Rita Cosmetics. Rita Cosmetics, il nome esatto suo del canale. La mia cara amica simpaticissima e bravissima anche lei. Allora, vediamo così. Questo qua ce dovrei far mettere in video. Mi metto una pena e boh. Guarda quanti sto mettendo, sto guardando. E poi devo uscire e non vorrei metterci troppo, capito? Per quello. Ok, a posto. Ok, perfetto. Allora, qua. Devo aggiustare un po' i capelli perché sono una vergogna. Sì, lo so, fanno un po' inorridire questi capelli come li ho, ma tanto tra poco li lavo di nuovo, quindi tornano di nuovo belli, belli, più o meno. Siamo lì. C'è poco da girarsi intorno con questi capelli miei. Potete farci poca cosa con i miei capelli. Sì, è vero, si possono curare, farli qualsiasi acconciatura, ma che acconciatura vogliamo fare con i capelli da pochi? Sì, ne ho veramente, veramente pochi. Ecco, ok, a posto. Allora, sto cercando qui. Un rossettino, eccolo qua, un rossettino l'ho trovato. Bello, bello. Ok, ragazze, questo è della W7. Vedete? Già. A posto. Ora vado a inserirmi, cioè, a mettermi gli occhiali. Oggi non so più parlare, ma va bene lo stesso. E sono a posto. Ok? Questo era un video non solo chiacchiericcio, ma anche per stare un po' con voi, vostra compagnia. Tanto
cambi un po', rendimi più o meno presentabile e ci vediamo in un altro video, sempre che chiericcio. Dopo di questo non so se lo faccio adesso, se lo faccio stasera o se faccio direttamente, non lo so cosa, ASMR, non ho idea. Ciao. Buona giornata a tutte e a tutti. Ciao.